Care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan e ci incontriamo dopo parecchio tempo che ho smesso di radiotrasmettere in vivo ed in diretto. Spero che tutte e tutti voi stiate bene. Come avrete potuto notare, tutti coloro che mi seguite lo avranno potuto notare, ho cancellato la maggior parte degli episodi della mia stazione radio, perché voglio rinnovare la mia programmazione. Il vostro Santen Chan è disoccupato e quindi non ho denaro per pagare sprecher in modo che conservi tutta la mia programmazione. Invece devo fare di tutto per sfruttare le 9 ore che ho a disposizione, o le 10 ore, e quindi ecco che cancello, ma vi volevo dire, non vi preoccupate. Non vi preoccupate se non troverete più degli episodi nella mia radio Santen Chan. Perché io faccio il possibile per salvare le trasmissioni e voi vi chiederete: e come? Beh, semplicemente le carico in un mio canale di YouTube, che è un canale che ho aperto dopo aver aperto una pagina in Google Plus. La pagina si chiama Radio Santen Chan e il canale di YouTube, indovinate un po', si chiama Radio Santen Chan. Quindi, se voi andate a vedere nel mio canale di YouTube Santen Chan, troverete un link al mio canale di YouTube Radio Santen Chan. Adesso tratterò di mettere lo stesso link in Spreaker. Beh, sto vedendo che è partito il live, non so quante persone mi ascolteranno dal vivo. È da 2 minuti che trasmetto, più o meno 3 minuti, e quindi è difficile un po' trovare cosa dire. Forse questo episodio non lo salverò il giorno che dovrò cancellarlo. Adesso scusate un momento, non è un effetto speciale. È vero, sul serio. Non so se mi sono raffreddato, ma mi sono dovuto soffiare il naso. Ho già consumato un altro fazzoletto. Allora, andiamo avanti con questa radio cassareccia. Dicevo, vi ringrazio a tutte e tutti voi perché ho una certa quantità di iscritti. Poi si direbbe che a molti interessa quello che trasmetto, radiotrasmetto, perché per esempio della mia lista di riproduzione, il mio broadcast in italiano, sono state ascoltate 4.188 volte le tracce che ho registrato, e per un totale di download 117. Quindi 117 persone si sono conservate nel cellulare o nel computer la mia traccia audio. E 4.188 persone hanno ascoltato i miei brani della pista di riproduzione, il mio broadcast in italiano. Quindi significa che sono abbastanza ascoltato. E le riproduzioni totali della mia radio, Spreaker, sono 6.936 e ho 240 iscritti.
Non mi va proprio maluccio, anche se purtroppo non trasmetto tutti i giorni. E quindi sono anni anche che ho circa 3 anni, credo, 13, 14, 15, beh, 2 anni e mezzo. Comunque si vede che le mie esternazioni piacciono. Colgo l'occasione per salutare tante persone, come Laura Pezzino, che da un po' di tempo che non seguo, ci siamo persi di vista. E poi tanti altri. E ogni volta che posso tratto di ascoltare quello che trasmettono i miei iscritti. Perché chiaramente è anche bello sapere quello che fanno gli altri. Io ultimamente ho caricato i Vangeli, ho caricato dei brani sui Vangeli apocrifi in una nuova cartella di riproduzione, in una nuova lista di riproduzione. L'ho fatta leggere però da un lettore, un sintetizzatore di voce al computer, perché se no ci avrei messo troppo le tempo per leggere il testo. Però più avanti voglio fare dei commentari sugli Evangeli apocrifi. Voglio comunque ricordarvi a tutte e tutti voi fatto un video e l'ho caricato in YouTube parlando degli Evangeli apocrifi. Quindi ho del materiale a sufficienza sull'argomento. Comunque più in là registrerò ed anche trasmetterò per radio qualcosa, perché è un tema che mi affascina. Non che io sia religioso, sono sempre stato ateo, però mi piacciono i punti di vista differenti, le differenti testimonianze di fede. Poi soprattutto mi piace stare dalla parte dei perdenti. Magari se gli eretici, gli gnostici, gli autori dei testi apocrifi non fossero stati così tanto perseguitati e massacrati, le loro chiese sarebbero state comuni e correnti chiese cristiane. Particolari, magari un po' bizzarre nei loro riti, ma sarebbero stati comunque altri cristiani fra i cristiani. E quello che li ha resi speciali è stata la persecuzione e l'inquisizione dei quali sono stati vittime, l'oppressione e la morte che gli hanno provocato chi diceva di essere come i cattolici. Adoratori del Dio della vita e del Dio dell'amore, e quindi nel nome dell'amore e della compassione, sono stati massacrati altri cristiani. Quindi, come dire, è ingiusto, è per quello che ci affascinano tanto gli scritti apocrifi, eretici e gnostici. Perché altrimenti non sarebbero stati motivo di tanto interesse, sarebbero passati inosservati. Ci sono tanti culti cristiani, copti, ortodossi, ortodossi ellenici, ortodossi slavi, ma anche tanti cattolicesimi, per esempio slavi, o ugnati, o per esempio
forme di cristianesimo del Medio Oriente, cattolico, non tutti i cattolicesimi hanno il rito romano. Magari sono apostolici cattolici, ma non romani. Sono slavi, sono greci, sono siriani. E quindi ci sarebbero state altre denominazioni cristiane in più, eretiche, apocrife e gnostiche. Quello che ne ha rese speciali è che appunto per riscattare tali culti e tali adorazioni dobbiamo fare un'opera di archeologia culturale perché quegli adoratori, quei cristiani sono stati tutti massacrati oppure conversi. E quindi uno in questo modo vuole riscattare dall'oblio le cose che sono andate perdute nella coscienza della gente. Questo comunque non mi fa un cristiano o un credente. Non sono cristiano e non sono credente, però mi piace, ecco, occuparmi di temi che si è voluto fare sparire, perché poi la Chiesa Cattolica ti presenta i suoi testi canonici come l'unica manifestazione della religiosità cristiana. Fra l'altro, come è scritta la Bibbia, uno pensa che già in epoca di Gesù tutti i dogmi della Chiesa Cattolica siano stati riconosciuti come validi, cioè la divinità di Gesù Cristo, la divina Immacolata Concezione di Maria, la Trinità. Invece sono tutti dogmi che la Chiesa ha imposto durante concili, che nei concili andavano a discutere i differenti padri della Chiesa cristiana, delle Chiese cristiane. Quindi non solo cattolici, andavano anche gli eretici a parlare, che si definivano tali, ma non era dispregiativo essere eretico, la pensavano in modo differente. Erano l'equivalente nell'Unione Sovietica che i dissidenti, perché i cattolici, gli ortodossi e i copti volevano imporre il loro dominio. Allora c'erano i dissidenti, gli eretici, che credevano in altre cose. E questo dei dogmi tipo la divinità di Gesù Cristo, il fatto che Maria fosse la madre di Ipara, la madre di Dio, e avesse un'immacolata concezione, la Trinità e queste altre cose qua, sono stati dei dogmi che la Chiesa ha imposto durante i concili a partire dal IV secolo. Quindi per 400 anni i testi eretici, apocrifi e anche a volte gnostici di questi dogmi, tipo la divinità di Gesù, Cristo, la divina concezione, l'immacolata concezione di Maria, la Trinità e chissà quante altre cose, i cristiani fino al IV secolo non sapevano nulla di questo. Dopo però le cose sono cambiate, si sono iniziati a imporre questi dogmi, tutti gli altri hanno iniziato a essere eretici che non riconoscevano queste cose, che riconoscevano pure gli ortodossi, i copti e altri cristiani, le cui chiese bene o male si sono accettate fra di loro perché motivate dalla stessa base fideistica. E ecco, dopo aver proclamato questi dogmi nei concili, questi dogmi conciliari, si è iniziato a parlare male degli eretici, poi a agire male contro di loro, a marginarli, a lanciargli anatemi e infine, più passavano i secoli, più si massacravano. Anche perché il paganismo o paganesimo e il politeismo nel Mediterraneo non sono spariti nel nulla. Per secoli hanno continuato ad esistere, anche se ormai dal III, IV secolo il cattolicesimo era culto di Stato dell'impero, radicatosi in Roma, Costantino lo fece divenire culto imperiale, per cui alla fine la setta cristiana cattolica iniziò a perseguitare progressivamente i pagani, gli eretici e i politeisti, che erano considerati pagani ed eretici e nel peccato. Perché si credeva realmente che il mondo fosse stato creato da Dio, non c'era spazio per altri dei, per
era considerato o menzogna o che erano demoni invece che dei. Quindi loro si sono arrogati il diritto di imporre la loro visione del mondo anche a chi aveva una propria visione migliaia di anni prima che arrivassero i cristiani a predicare. Quindi non è stata quella cristiana una religione, un culto dell'accettazione, della comprensione, della tolleranza. Cioè, una volta arrivati loro, che Paolo parlava del mondo nuovo, dell'uomo nuovo, si sa i rivoluzionari dove vanno a finire, che devono distruggere il vecchio mondo perché venga il nuovo mondo e devono sopprimere l'uomo vecchio perché venga l'uomo nuovo, oppure rieducarlo, come faceva Pol Pot in Cambogia, che aveva anche cambiato il nome al paese, perché per lui era la Repubblica Democratica di Kampuchea. Allora distruggeva tutto quello che era cronologico e anche faceva abbandonare le città. Per 10 anni le città sono rimaste deserte. Allora tutti dovevano lavorare nel campo con strumenti primitivi e tutti erano rieducati a questo lavoro primitivo, di coltivare i campi senza strumenti tecnologici, concimi, prodotti chimici. E poi chi non si adattava, non dico chi disideva, ma chi non si adattava era pericoloso perché arretrava lo sviluppo e il progresso che Pol Pot aveva in mente e li faceva massacrare. Perché i lager di Pol Pot o i gulag di Pol Pot sono stati terribili. Quindi i cristiani hanno fatto lo stesso molto tempo prima di Hitler, Pol Pot e Stalin. Erano dei rivoluzionari che volevano cambiare il vecchio mondo e l'uomo vecchio, per un'etica e una morale rivoluzionaria che loro pensavano che potesse cambiare le sorti del mondo e della gente. Quindi chi si opponeva a questi cambi ostacolava il progresso dell'umanità e quindi doveva essere soppresso, torturato a morte. Poi si è visto invece che nei millenni di cristianesimo il mondo non è cambiato. Sempre ci sono stati gli stessi problemi di oggi, le persone sono sempre state le stesse, di prima e di dopo del cristianesimo, quindi è stata tutta una violenza inutile. Poi è arrivato il Rinascimento e si è riscoperto gli antichi valori tradizionali, classici del Mediterraneo, della cultura occidentale, i valori greco-romani e quindi di lì in poi l'influenza del cristianesimo ha iniziato a calare di nuovo. A nulla è servito sopprimere gli eretici, gli apocrifi e gli gnostici. Tutto è ripreso come prima. E per poi arrivare alla rivoluzione del mondo moderno, che in pratica non ha tradizione propria, non ha dogmi, è scientifico, è agnostico, è laico ed è anche ateo. E quindi alla fine il cattolicesimo si barcamena per sopravvivere in questo mondo moderno dove per ipocrisia la maggior parte delle persone facciamo in chiese funerali e matrimoni, perché non ci crediamo più che ci sia qualcosa dopo la morte, ma rimane male non fare il funerale a una persona, rimane male non mettere il suo corpo nel cimitero, pagare soldi perché tengano un cadavere, anzi i resti di un cadavere essiccati sottoterra, e rimane male non portare fiori ogni tanto, anche se sappiamo che con le speculazioni e la truffa che c'è, molte volte non sai se stai pregando a un tuo caro estinto, a qualche altro morto che hanno messo nell'oculo del tuo parente o nella tomba del tuo parente, o addirittura se il corpo o le ceneri del tuo parente, del tuo caro estinto, siano stati buttati via perché qualcuno ha pagato perché gli mettano il suo parente lì a poco denaro e magari se ne frega che ci sia la foto del suo parente. Magari tu preghi alla foto del tuo parente, ma lì nell'oculo ci sono le ceneri di un altro, oppure di tanti altri. Beh, che dire.
Adesso il Vaticano si adatta ai tempi che corrono, già non si ascoltano tanto i preti parlare in pubblico male degli altri culti, però il lupo perde il pelo e non il vizio, sono rimasti sempre gli stessi. Adesso Papa Francesco sembra che è il Papa più buono del mondo, che ha iniziato delle riforme miracolose. Contro i pederasti, contro la corruzione nel Vaticano e speriamo che ci riesca. Però non ci scordiamo che già da Wojtyla in poi i papi hanno cambiato tono, hanno cambiato verso. Si presentano parlando semplicemente al pubblico. Sono più buoni, sono più tolleranti e comprensivi, accettano di più gli altri. Parlano con un linguaggio, mi ricordo com'era guarito Ratzinger quando era cardinale, no? Poi d'improvviso lo hanno fatto papa e già aveva cambiato tono di voce. Fratelli e sorelle, dovete essere buoni, perché Signore vi ha fatto uguali. Che discorsi, proprio come se parlava a dei bambini non proprio veloci di comprendonio, però quando era cardinale come parlava deciso, come parlava con voce alta e suonante, altro che discorsi che ha fatto da papa. Conciliari. Beh, dicevo, il Vaticano ha così tanto, anzi, lo Stato Pontificio, perché molte persone non lo sanno, ma non si chiama Vaticano. Lo Stato è lo Stato Pontificio. La sua unica città, che è anche la capitale, perché il Vaticano è una città-stato, e Città del Vaticano, o per abbreviazione Vaticano. Ma il Vaticano dovrebbe essere il soglio pontificale. Città del Vaticano è la città nel quale sta il soglio pontificale. Allora, come si chiama lo Stato? Si chiama Stato Pontificio o lo Stato della Curia Romana? Molte volte dicono che la Curia Romana ostacola il progresso rivoluzionario e trasformatore di questo Papa Francesco. Molti si scordano che lo stesso Papa è il capo della Curia Romana. Per cui il fatto che a volte Wojtyla, Ratzinger o Francesco ricevano delle opposizioni da parte della Curia Romana, non significa che il Papa non fa parte della Curia Romana, semplicemente che c'è un'ala più conservatrice e un'ala più riformista. Non è detto che questo Papa faccia parte delle colombe o dell'ala riformista, solo perché alcune sue azioni lo mettono in contrasto con l'ala radicale o conservatrice. Forse lui è più conservatore di quello che si crede. D'altra parte, che cos'è un conservatore se non chi vuole conservare il proprio potere e i propri privilegi? Che fa il Vaticano? Rinuncia ai suoi privilegi? Guardate che il concordato lo hanno fatto per fondare la città del Vaticano e per fondare lo Stato Pontificio o lo Stato della Curia Romana, che il concordato l'hanno fatto con un dittatore, con Benito Mussolini. È lì che è nata, diciamo, la teocrazia dello Stato Pontificale. Non hanno fatto accordi con il re d'Italia prima, non sono mai scesi a compromessi o a fare nessun concordato con il re d'Italia, che era il capo dello Stato costituzionalmente valido, ma sono scesi a compromessi con un dittatore che dopo aver fatto la marcia su Roma si è arrogato il diritto di governare il paese e a cui un re che non è sceso neanche lui a compromessi, perché avrebbe potuto dire delego il ruolo di primo ministro Mussolini, invece è stato zitto. Non è andato né contro la decisione di Mussolini di assumere il potere,
né lo ha appoggiato, se n'è lavato le mani e poi quando Mussolini è caduto in disgrazia se n'è scappato via, come ha anche fatto il Papa. Hanno sfruttato, hanno usato Mussolini, tanto il Papa come il re dell'epoca, per avere il concordato, per avere un governo che non sia di sinistra in tempi rivoluzionari. E poi quando Mussolini è caduto in disgrazia, perché non poteva essere altrimenti, lo hanno abbandonato e quindi poi alla fine lo hanno ucciso i partigiani. Però tutto quello che lui faceva, perseguitare gli oppositori politici, uccidere gente, allearsi con Hitler, precipitare l'Italia in un'orrenda ed inutile guerra, tutto quello, fin tanto che il fascismo gli andava bene anche a Mussolini, al re e al papa stavano bene. Il papa perché si voleva tutelare e proteggere da possibili rivoluzioni comuniste, aveva paura che i comunisti lo uccidessero, il papa dell'epoca. E il re perché anche non voleva essere destronato da una rivoluzione popolare. Se non fosse avanzato il fascismo, tutti dicevano, sarebbe avanzato il comunismo, cioè il bolscevismo russo. Forse era vero. Comunque si sono voluti salvare il sedere facendo orecchie da mercante e facendosi gli ignorri finché avanzava il fascismo e gli conveniva. Quando già il fascismo decadde, implotò, esplotò, implotò, beh, allora a questo punto tutti contro il fascismo. Molti gerarchi divennero partigiani, divennero comunisti. Fino a quel momento erano fascisti, della prima ora. Poi si sa come sono divenuti comunisti. Il comunismo buonista, all'italiana, mica filo russo, filo andreottiano, il comunismo che stava con la NATO, con il patto atlantico. Quindi un comunismo nostrano, casareccio. Che per fortuna che è stato così, perché se i gerarchi fascisti diventavano gerarchi socialisti sovietici filorussi, sarebbe stato anche peggio. Beh, questa è una considerazione che mi è venuta in mente adesso parlando dei Vangeli gnostici. Chissà che cosa starete facendo adesso. Dovrebbero essere le 17 e 24 o le 16 e 24. E quindi chissà che cosa starete facendo in questo momento che mi state ascoltando dal vivo. Però niente, qua mi manca 1 minuto e 55 di programmazione, penso chiudere adesso. È molto tempo che non trasmetto nulla, quindi faccio questo per mantenermi in contatto con tutte e tutti voi. Augurandovi ogni cosa buona. Vi ringrazio di seguirmi e di tenervi comunicati con me. Io non ho potuto leggere nessun commentario alle mie trasmissioni. Mi scuso con tutte e tutti voi se non ho risposto a qualche commentario e che io non sono pratico di come rispondere ai commentari in Spreaker. Però se voi volete farmi dei commentari, o inviarmi delle comunicazioni, siete pregati di farlo nel mio canale di YouTube, Santen Chan, e nell'altro mio canale di YouTube, Radio Santen Chan. Comunque adesso cercherò di vedere se ci sono delle risposte. Beh, vi lascio, mancano 30 secondi, 28, 27. Grazie a tutte e tutti di seguirmi e a presto, ciao!